braccio. Questo non è capito. Vabbè, ma non può stare questo braccio, se no fai cemento, non fai cemento, metti questo braccio. Qua devi fare una parete di cemento, metti un melone e stai in testa. Ecco la razza. Cosa qua, non ti capisco perché. Quando tu hai messo le transenti, però è a posto. Raniero Selva, comunque sia, si sta incominciando a muovere un banco imponente di Posidonia. Questa è una giornata storica per la città di Alghero. Dal 2007 è stato creato questo sito di accumulo che noi finalmente stiamo portando via. Lo portiamo via consapevoli che miglioreremo sicuramente la qualità delle spiagge, e quindi stiamo approntando una pulizia anche dei litorali in maniera importante. Un appalto triennale per la pulizia delle spiagge, quindi 365 giorni all'anno, e nello stesso tempo un protocollo d'intesa con i balneari. Questo sforzo che l'amministrazione ha fatto, ma l'ha fatto consapevole del fatto che sicuramente la città avrebbe tratto vantaggio, perché è una città che vive soprattutto di attività balneare, e quindi un'attenzione particolare. Abbiamo anche comprato la pulisci spiagge, cosa che una città come Alghero non aveva. Quindi tutto questo lavoro e anche qualche polemica che è nata, ma sapevamo che sarebbe sorta, ci ha fatto ancora di più andare avanti su quella progettazione che avevamo pensato 2 anni e mezzo fa. Quindi un lavoro serio, importante, che finalmente ridarà lustro a questa passeggiata, a questo lungomare, e la ridarà soprattutto alla possibilità di usufruire per manifestazioni, ma anche per prendisole, qualsiasi attività si voglia fare. Ecco, questa è la cosa vera di un risultato, di un lavoro, di un'amministrazione che sa lavorare ed è capace, è competente e sa programmare. Lo dico con orgoglio, perché finalmente abbiamo smantellato un sito che veramente era uno scandalo. Vabbè, ognuno tira con il suo mulino. In questo caso, siccome sei stato oggetto di numerosi attacchi, tra virgolette, è anche giusto avere la voce dell'assessore. Volevo dire, quando si parla qua di spiagge pulite tutto l'anno, non è un po' un azzardo liberare le spiagge di quello che invece è una protezione naturale? Allora, intanto, spiagge pulite tutto l'anno si intende fare interventi soprattutto per quanto riguarda quello che il mare riporta durante la stagione invernale, dove ovviamente l'attenzione è diversa sulla spiaggia, quindi una pulizia intesa in questo senso. Ovviamente le disposizioni normative regionali e nazionali, finché non verranno modificate, noi non potremo agire in maniera diversa, ma nello stesso tempo stiamo cercando, in collaborazione con la Regione, anche con i ministeri, di trovare delle soluzioni diverse, perché Alghero si chiama Alghero per un motivo che tutti noi sappiamo, e quindi questo aspetto lo vogliamo portare come caso, primo caso importante. Quindi anche il fatto di non voler più portare in discarica quello che noi purtroppo dovremo portare in discarica, quindi modificare anche questi codici e cercare finalmente davvero di riuscire tutti insieme a coronare un disegno perché non solo la città di Alghero, ma quindi la balneazione, quindi il mare, l'oro bianco della città sia salvaguardato, ma anche tutti i litorali della nostra regione. Cerchiamo di spiegare un po' qualcosa a chi ci sta ascoltando in questo momento. Cioè, noi vediamo la vagliatrice che è in funzione, però viene fuori materiale nero, tra virgolette, lo sminuzzamento della Posidonia. Come si procede adesso, assessore? Allora, adesso funziona così: quello che viene separato, quindi la parte più sottile, che sono appunto è la sabbia, rimane, e quella sabbia, come abbiamo fatto già a marzo dello scorso anno, si dilava e quindi ritorna al suo colore originale, perché ovviamente solo le vernici possono colorare la sabbia. Questo percorso lo stiamo facendo insieme all'università, quindi con esperti in materia che ci stanno dando questa opportunità e quindi ci stanno aiutando a capire come è il funzionamento reale delle cose. L'università è attenta, quindi abbiamo degli esperti che ci aiutano nel percorso. Non sono cose fatte a caso, sono cose studiate,
con attenzione e come dovrebbe fare un buon padre di famiglia quando governa una famiglia. Un'ultima domanda, i siti di stoccaggio verranno smantellati quelli che ci sono, cioè a Fertilia, Punta Negra, Cuguttu e qua San Giovanni, però ci deve essere comunque sempre un punto di riferimento per i balneari. Allora noi per quello che adesso funziona così, stiamo smantellando tutti i tre siti, quello che viene durante la stagione lo porteremo a Cuguttu, quindi abbiamo individuato tutti insieme la zona di Cuguttu dove siamo. Terraferma o spiaggia? No, nella terraferma dove già abbiamo accumulato quest'estate, quindi una parte dei balneari la posizioneranno da quella parte, noi come amministrazione comunale la parte pubblica la posizioneremo lì. Poi lì, a quel sito di stoccaggio, si rifarà anche la vagliatura, quindi ogni anno non ci saranno più questi grandi accumuli che si sono venuti a creare dal 2007 ad oggi. Abbiamo fatto via... Professor Pascucci. Oh. Buongiorno. Prego. Peccato. Ma devo venire più avanti. Certo che sì. Senta professore, ma io poco fa parlavo con l'assessore Selva, sì? E mi diceva che dietro questo lavoro c'è lo studio dell'università. Allora, l'idea che noi abbiamo avuto all'inizio è quella di capire che cosa c'è sotto lo strato di foglie di posidonia che tutti vedono e tutti capiscono che cosa siano. L'idea era di scoprire se c'era una discarica, se c'era un deposito di sabbia. Dopo che abbiamo visto che è un deposito di sabbia, abbiamo provato in un sito simile a questo, ma un po' più piccolo, quello di Villa Segni, a vedere che cosa succedeva facendo una vagliatura del prodotto. È ovvio che questo si può fare solo se si fa uno studio attento di quello che si estrae, o meglio, di quello che viene fuori dalla vagliatura di questo prodotto, perché sicuramente ci sono foglie, ci saranno foglie triturate, ma c'è anche sabbia. L'obiettivo finale è quello di tirare fuori la sabbia e di rimetterla subito là. Non si fa in un secondo, in un giorno, in un mese, ci vorrà un po' di tempo per capire bene quale di questo sedimento può essere rimesso in circolo nella spiaggia e quale di questo invece può essere portato in discarica per un trattamento come compost o come materiale organico. E il secondo step, professore, dopo questa vagliatura, quale potrebbe essere? Il posizionamento sulla battigia praticamente, allora, del prodotto? Il posizionamento sulla battigia può essere un'idea se il prodotto sarà diciamo solamente sabbia con un po' di foglie dentro, ovviamente. Se invece vedessimo che il prodotto non ha una percentuale di sabbia significativa, ci penseremo, e mi consente di dirle che oggi non lo so, perché come ha visto è cominciato stamattina e siccome non abbiamo la bacchetta magica non sappiamo quale sarà il vero risultato della vagliatura. L'idea è quella di riportarne comunque una grossa quantità sulla battigia proprio in questa zona. Avverrà un controllo del sedimento attuale? Io vorrei prendere dei campioni man mano che il lavoro va avanti e controllarli continuamente per poter avere una visione quotidiana proprio di quello che stiamo facendo, anche perché, ripeto, nessuno di noi l'ha mai fatto prima, quindi non abbiamo idea di quello che possiamo trovare. Professore, hai risaputo che Alghero sta diventando un po' l'emblema, forse la città in assoluto nel Mediterraneo che ha volumi così importanti di posidonia spiaggiata. Lo confermo, è l'unica che io conosca per la mia esperienza nel Mediterraneo che ha questi grossi volumi di posidonia. Quando mi hanno chiamato in Corsica per fare dei sopralluoghi mi è venuto da ridere, era un 25esimo, forse un 50esimo di quello che viene prodotto ad Alghero, ogni anno ovviamente. Ed io la porto a riflettere un attimino su quello che noi stiamo vedendo nel nostro golfo, perché insomma avere lei qua al microfono non è una cosa di tutti i giorni. Professore, ma la posidonia in acqua, lei chiaramente è un geologo, uno studioso, un insegnante, però la posidonia in acqua, di queste proporzioni, con questi sviluppi, con questa crescita abnorme, secondo lei da che cosa può essere determinata? Senta, ci sono due ragioni. Innanzitutto il fatto che ci siano tante foglie è un fatto positivo, perché vuol dire che la prateria antistante è sana, produce un sacco di foglie. E perché produce così tanto? Produce un sacco di foglie perché è una prateria molto rigogliosa. E ci se sono fosse due concimata? Problemi. Concimata non saprei dirle, perché senta, ci sono una serie di esperimenti che la fanno, vorrebbero farla concimata, che vorrebbero che la posidonia potesse essere concimata. Io le dico una cosa, che a volte alcune delle cause potrebbero essere un minimo di inquinamento che c'è anche nei nostri mari, oppure un qualche cosa legato agli ancoraggi, gli ancoraggi delle grosse barche, gli ancoraggi delle barche da diporto, che in minima parte però potrebbero aver in qualche modo smantellato lo strato unitario di prateria di posidonia che c'era fino ad ora. Un'ipotesi, tutta l'acqua che arriva eventualmente dal nostro depuratore di San Marco,
con tutti i nitrati, i solfuri, eccetera, eccetera, tutte le parti chimiche possono essere. Senta, non lo so, non sa lo perché, sa. Allora, mi verrebbe da dirle di sì, però se io le dico di sì, faccio il gioco di chi è contro questo smaltimento di acque reflue. Le dico, non lo so, anche perché per quanto riguarda la qualità delle acque, che noi abbiamo analizzato, la qualità delle acque è molto buona. Quindi io non so se ci sono delle piccole percentuali di nutrienti che magari possono andare in qualche modo a far produrre, però quello che io ho visto dai miei rilievi è che la prateria è molto bella, molto sana. Ci sono delle aree in cui è in degrado e queste aree di degrado per l'appunto sono dove ancorano le grandi navi, dove ci sono le barche da diporto e ovviamente davanti a Calic, davanti a questo vecchio canale di San Giovanni, davanti al porto, però sono aree antropizzate, normali. Allora noi decidiamo che non deve essere più antropizzato niente, quindi chiudiamo la città e lei mi capisce, è un sogno, oppure ci dobbiamo accontentare un po', dobbiamo imparare a gestire questi grandi volumi di foglie, perché non sono alghe, sono foglie che la pianta perde, che sono segno che il mare sta bene, ma anche un problema per i balneari, perché se non avessimo una spiaggia qui, ma avessimo un niente, nessuno si preoccuperebbe. Professore, un'ultima battuta, per lei, vabbè, sto dicendo una cosa ovvia, è un rifiuto o un qualcosa che comunque bisogna gestire? Per me è una risorsa, bisognerebbe gestirla, bisognerebbe imparare a gestirla nel miglior modo possibile. Ci sono vari progetti, è chiaro che le quantità in gioco non sono tali per una produzione industriale, che ne so, di pannelli fonoassorbenti o quello che vuole, però potrebbero diventare delle piccole produzioni di nicchia che potrebbero essere valorizzate, così come il recupero ad esempio dello scarto come compostaggio, comunque in una filiera molto corta e molto breve potrebbe dare dei risultati. Ce l'abbiamo, perché non utilizzarla?